C'è una regola che dice che tutti noi siamo stati traumatizzati a qualche livello dai nostri genitori. Non esiste genitore al mondo che non abbia fatto dei danni al proprio figlio. Infatti, come genitori, probabilmente noi dovremmo prenderci carico del fatto che dobbiamo insegnare ai ragazzi di prendersi responsabilità del proprio, della propria eredità emotiva. E qua la chiudo così. Tuttavia, cosa succede quando la mia ex è assolutamente influenzata dai suoi genitori? Che cosa succede quando i suoi genitori hanno un peso così tanto importante nella vita della mia ex che la mia ex non riesce a staccarsi da quella roba lì? Cosa fare per? Lo vediamo in questo video. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi video e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare le notifiche. Inoltre, se vuoi sapere più informazioni, se vuoi avere più contenuto sul quale ragionare, ti invito a guardare sotto in descrizione, c'è un mini corso che ho preparato per te, e soprattutto vai ad esplorare questo canale, i podcast, guardati tanto tutta la roba che devi fare, e nel attivare le notifiche per questo canale andrai anche a ricevere un piccolo bling 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 quando andrò in diretta, quando interagirò con il pubblico. Inoltre, se vuoi iscrivermi per la consulenza, sotto da qualche parte insomma ti troverai tutte le informazioni del caso. Bando alle ciance, dicevamo, come effettivamente andare a relazionarsi con una persona che ha il peso dei genitori particolarmente presente nella sua vita. Dobbiamo fare però una piccola premessa prima di andare al succo. Intanto, una donna, ok, perché se c'ha 17 anni è normale che i suoi genitori abbiano un peso di un certo tipo, ancora minorenne, perché, quindi questo è un argomento che lasciamo da parte. Facciamo finta che abbiamo una donna di fronte a noi e la premessa è questa: una donna che è fortemente influenzata dai genitori è una donna che è fortemente succube di quello che i genitori le dicono di fare o di non fare, è una donna che biologicamente parlando può anche essere adulta, emotivamente parlando è rimasta ai 15 anni. Ed è questo un po' quello che è il punto di partenza del nostro ragionamento. Cioè, noi dobbiamo considerare che stiamo avendo a che fare con una persona poco matura e poco sviluppata e parecchio insicura. Se io non riesco a uccidere i miei padri, metaforicamente parlando, non posso come uomo evolvere e fare quel salto generazionale. Non posso. Devo uccidere i miei padri. Tradotto, devo andare contro quelle visioni che in qualche modo mi hanno tirato su, e andando contro queste visioni io evolvo come persona, perché faccio il mio percorso di vita, faccio quello che io devo fare per la mia esistenza. Se io avessi dovuto dare ascolto a mia mamma e a mio papà rispetto a tutte le cose che mi avrebbero voluto far fare nella mia esistenza, probabilmente non ero qua, ero da qualche altra parte. Ora, io non guardo ovviamente i miei genitori con, come dire, con risentimento, con rabbia o cose di questo genere, anzi, guardo con grandissima gratitudine, perché puntini. Il punto è, ovviamente loro hanno fatto il loro e a un certo punto io mi sono staccato facendo le mie scelte. È ovvio che nel momento in cui ho avuto bisogno di una mano, ho fatto una scelta di merda nella mia esistenza, loro in qualche modo hanno fatto un po' da supporto e con anche un'espressione un po' sadica mi dice te l'avevo detto che saresti finito così. Ok, cioè, sì, va bene, quello lasciamolo da parte. Ovviamente loro sono anche degli esseri umani. Perché ti faccio questo preambolo parlandoti della tua ex? Perché è importante che tu vada a capire effettivamente chi stai andando a interpellare. Cioè, quando tu comunichi con l'altra persona su un punto emotivo, non comunichi con l'adulto anagrafico che c'è dall'altra parte, ma comunichi col bambino assolutamente non maggiorenne che c'è da un punto di vista emotivo. Ed è questa la grande realizzazione che tu devi fare affinché ti si vengano sbloccate in testa tutta una serie di cose. Perché se lei sta sotto l'influenza dei genitori e lei dice non ti voglio vedere perché mamma non vuole, adesso te la esagero insomma come cosa, ti sovra esagerare il concetto, non ti voglio vedere perché mamma non vuole, bene, ok, bene,
consapevolizza il fatto che se la porti su un piano adulto del tipo, ma in che senso? Cioè questa cosa, cioè sei grande, c'hai 35 anni e oramai ho tempo che tu bla bla bla, cosa stai facendo? Stai facendo il genitore, stai facendo quello che la porta su un piano di responsabilità, e se lei delega il suo decidere a un qualcuno di diverso, indovina un po', sul piano della responsabilità non ci può stare, e non è cattiveria, è incapacità. Fine. Ok? Quindi qual è il miglior atteggiamento che tu puoi utilizzare di fronte a questo tipo di situazione? È farle da compagno di giochi. Come quando da piccola scappava via dalla finestra per rientrare sempre dalla finestra a mezzanotte, e che le è sembrato, minchia, chissà che trasgressione. Ecco, bisogna costruire questo tipo di interazione, ok? We are buddies, siamo compagni di giochi e di avventure, fine. Ed è lì, facendole capire quanto è, come dire, banale e quanto effettivamente è sfigata nel "ah ma cazzo tua madre ti ha detto di rientrare alle 10, noi uomini grandi rientriamo a mezzanotte, che sei una ragazzina", ok? Quando tu la prendi sul concetto della sfida e la prendi sul concetto dell'orgoglio, del gioco, dell'avventura per l'appunto, e anche della trasgressione, perché effettivamente se lei ha il coprifuoco alle 10 e rientra a mezzanotte è una trasgressione, ecco che lì in quel contesto c'è spazio per te, perché c'è spazio per il gioco. Non ti mettere a filosofeggiare, a fare il genitore della situazione, perché tu dovresti fare, disfare, bla bla bla. Mi annoio tantissimo. Quindi il principio è: ogni volta che tu parli con una persona che insomma raffigura un po' questo prototipo che ti ho spiegato in questo video, non hai a che vedere con un adulto, hai a che vedere con l'adolescente che c'è dentro, e questo è un dato di fatto. Quindi comportati come tale, prova a oggi, se hai figli adolescenti, a parlare a loro come parleresti a un tuo coetaneo. Non ti cagano. Prova a parlare con una ragazza, con una figlia, una nipote, con qualsiasi cosa di 16 anni e vedi che ti mangiano vivo. Prova, io ormai sono antico pure io, sono un dinosauro, comincio a essere. Prova, divertiti. È ovvio che bisogna andare sul piano del gioco. Detto questo, ti lascio a questi contenuti qua, vattelo a vedere, questo è un video dedicato a te, e quindi clicca e vai, iscriviti, fai cose, eccetera. Noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, non fare cazzate. A presto.